Maria Sole Tognazzi è la regista di Viaggio Sola insieme ai due protagonisti che sono Margherita Bui e Stefano Accorsi. Maria Sole, inizio con te. Vorrei sapere innanzitutto come ti è venuto in mente raccontare la storia di un personaggio che per vivere fa l'ispettore d'alberghi. Mi è venuto in mente perché non l'aveva ancora raccontato nessuno, e quando ho scoperto con Francesca Marciano e Ivan Cotroneo, i due sceneggiatori del film, di questo strano lavoro, ho subito detto: è perfetto per il nostro film, perché volevamo raccontare un personaggio un po' atipico nel nostro cinema, che è appunto la donna sola. Venivamo da tanti film sulle famiglie. E il desiderio di raccontare invece una donna single era molto forte, unendolo a questo curiosissimo lavoro è uscito fuori il soggetto di Viaggio Sola. Tra l'altro, il personaggio di Margherita Bui gira per alberghi 5 stelle, lussuosissimi. Ad un certo punto viene detta una frase del genere, che il lusso è un inganno, il vero lusso è una vita piena anche di imperfezioni. Voi concordate con questa frase? Che cos'è per voi il vero lusso? Sono d'accordo con quello che dice il personaggio di Leslie Manville nel Leslie Mann. film, quando parla di lusso, nel senso che la vita è giusto che abbia le sue imperfezioni. Rispetto agli alberghi, sono domande che ci hanno fatto spesso, che io per esempio non sono abituata ad andare in alberghi 5 stelle sempre, mi capita per lavoro, mi è capitato per dei festival, mi è capitato nel caso del film perché si svolge proprio in alberghi così e abbiamo girato in questi posti meravigliosi, però nella vita di tutti i giorni vado in alberghi ad esempio normali e li apprezzo insomma, allo stesso modo. Mi piace poter. Ecco, quello che dice quel personaggio è che è importante anche conoscere le diversità, ma non degli alberghi, della vita, che è un po' quello che succede anche ai personaggi del film, cioè il poter apprezzare le cose che piacciono in maniera diversa a tutti. E questo è un film che parla anche di diversità e di scelte di vita e di libertà. Il vero lusso è poter scegliere la vita che uno desidera, per me. Vero lusso stare in pace con se stessi, che già per me è molto complicato. Cioè, la mia vita a 5 stelle sarebbe questo, cioè trovare pace. E quindi prima o poi ci arriverò. Stiamo lavorando. Stefano, invece? Il vero lusso. Sicuramente ha a che fare con. Una volta avevo sentito una frase di Manu Chao molto interessante, diceva che lui la sua libertà se l'era comprata con i soldi, nel senso che il fatto di aver avuto successo, perché diceva oggi non c'è la libertà uno se la può comprare solo se c'ha i soldi, che era verissimo e angosciantissimo allo stesso tempo. Ma il vero lusso non lo so in realtà. Certo, è vero quello che dice Margherita, essere non dico in pace con se stessi, ma sì, accettarsi per quello che si è, prendersi anche con un sorriso i propri difetti, questo è un bel lusso. Così come è un bel lusso poter dire di no, poter fare delle cose che uno vuole veramente fare nella vita, questo lo è sempre stato e oggi ancora di più è un lusso, secondo me. Non lo so, non lo so. Io penso che seguire una passione sia un lusso, allo stesso tempo è una grande ancora di salvezza, perché è vero che quando uno segue una passione è animato da una forza e un'energia che gli permette di fare delle cose incredibili. Quindi, ecco, io se dovessi dire una cosa direi questa, forse. Ecco, tu parlavi di libertà. Nel film si parla di libertà e anche di solitudine. Secondo voi sono due concetti che devono andare necessariamente di pari passo? Perché mi sembra che molto spesso si confonda il fatto di essere liberi con la solitudine e viceversa. Il film si indaga proprio su questo, cioè la libertà a un certo punto può diventare solitudine e viceversa. La cosa infatti molto difficile per il film era proprio in maniera equilibrata raccontare un personaggio che si sente libero e che si sente felice, che non vive, diciamo, questa vita solitaria, perché poi il lavoro che fanno gli ispettori è una vita solitaria perché devono viaggiare necessariamente da soli, non possono frequentare persone, però lo fa con molta gioia perché il lavoro che ha scelto, la vita che ha scelto e insomma questa serenità che Irene porta avanti nel film era la cosa che mi stava più a cuore.
Ecco, Stefano, parlavi anche del fatto di essere se stessi, della libertà di essere se stessi. Ad un certo punto nel film uno dei personaggi che si relaziona con Margherita ha una sua teoria sulla chirurgia plastica. Dice che tutte le donne vengono ritoccate in maniera uguale in modo da poter essere interscambiabili. Voi condividete questa affermazione sulla chirurgia estetica? Cioè anche in quel modo si è un po' schiavi di qualcosa o degli uomini in questo caso? Lascio rispondere a un uomo, ad Accorsi. Guarda, cosa pensi della chirurgia femminile? Ma della chirurgia femminile non è che io abbia un preconcetto, un pregiudizio. Nel senso, è quando diventa eccessiva che la chirurgia, secondo me, come qualunque cosa, è strana, è curiosa. Non lo so, io, guarda, questa cosa non arriverei a dire questa. Secondo me, dopo un po', sai, quando un viso è troppo lavorato di chirurgia, che devi fare? Cioè, dopo un po', quello è, cioè... non lo so, io penso che il naso diventa uguale per tutti, la bocca diventa uguale per tutti, anche per una mancanza di duttilità della materia, poi in realtà. Secondo me la vera schiavitù è quando una donna, per esempio, per sedurre un uomo si trasforma in quello che l'uomo vorrebbe che lei fosse. E io qua sui congiuntivi vi dimostro che sono veramente... Sei pazzesco, Stefano. L'ho detto con secuzio tempo. Cioè, la congiuntivi l'hai detto benissimo. E quindi quella, secondo me, è più una forma di... quella è la cosa che più... che trovo peggiore, ma anche per quanto riguarda un uomo. Cioè, un uomo che è sempre nello stereotipo maschile che viene, secondo lui, voluto da certe donne, quella secondo me è una forma di dipendenza e di adattarsi ancora. È come l'autocensura, no? Però una cosa, scusa, invece sulla libertà e sulla solitudine, che quella cosa che lei diceva. Cioè è vero che noi mettiamo il limite fra libertà e solitudine in questo film. In realtà poi la libertà magari per altre persone può anche essere altro, cioè non coincidere con la solitudine. Questo film fa un manifesto anche di... come la solitudine non è necessariamente una cosa negativa e come confini con la libertà. Però penso che per altri ci siano altre forme di libertà, magari che sono anche che dipendono da altre persone. Cioè non, indubbiamente, vabbè. Ma immagino che quello che ho sempre immaginato è che, per esempio, nella famiglia della sorella, sì, di Margherita, il personaggio di Fabrizia Sacchi e Gianmarco, probabilmente per loro la libertà è avere, certo, quella famiglia, infatti, lì. Che è arrivata ad una trasformazione, come spesso accade nei rapporti di coppia dopo tanti anni, ma che vive e gode di ben altri momenti che per loro sono ancora più importanti, e quella è la loro libertà, decidere di stare insieme nonostante tutto e accettare i cambiamenti della vita. Il film in questo è un film che non dà giudizi, questo mi pare abbastanza chiaro, non dice quella vita è migliore di quella vita e questa vita è sbagliata o questa vita è giusta, semplicemente ci sono scelte diverse, ognuno deve decidere la propria, con molta onestà. Libertà e solitudine, sì, probabilmente stanno... è una lotta per bilanciare sempre questo equilibrio, diciamo, anche nella vita di tutti quanti, penso. Perché si cerca la libertà e poi ci si trova improvvisamente a essere soli, si cerca di non stare più soli e si perde la libertà, è un continuo, è come una macchina, una ruota, credo che sia anche il bello della vita.